Senatore Paragone, leader di Italexit, mentre lei era qui in visita con gli amici per testimoniare il proprio supporto per la chiusura dell'Ilva, è piombata tra capo e collo la sentenza del Consiglio di Stato che sospende l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo che in base all'ordinanza del TAR doveva chiudere entro 60 giorni. Un vero colpo di mano, un Consiglio di Stato che evidentemente consente la licenza di uccidere, perché poi alla fine stiamo parlando di una realtà che uccide e quindi rebus sic stantibus si può continuare a produrre con metodologie assassine. Ora io sono sorpreso dall'intermittenza decisionale, perché noi diciamo la giustizia, però quello che sbalordisce è l'intermittenza decisionale della magistratura. Non si capisce quale debba essere il senso rispetto alle vicende toccate dalla questione ex Ilva. A me hanno raccontato alcuni lavoratori che qui anche nei giorni scorsi si è sfiorato un incidente importante e questi incidenti purtroppo... Puro miracolo, non ci sono stati morti. E qui si continua e che tra l'altro non vengono raccontati alla stampa dalla stampa nazionale. Occultati. Non vengono portati a conoscenza dei cittadini. Io temo che qui attorno ci sia una specie di pacco che... Di cappa. Sì, che, esatto, di pacco che... tiene protetto tutto quello che di notiziabile ci sarebbe, ma che hanno paura evidentemente a portarlo fuori. Una magistratura a corrente alternata, forse sicuramente c'è la pressione dello Stato. Quello che dico è che manca il senso anche giuridico sulle questioni, perché non puoi avere una sentenza di un certo senso, poi ne è di un'altra e poi di un'altra ancora. Qui, siccome i temi toccati sono diversi, sarebbe importante avere un minimo di linearità, di senso giuridico rispetto ai temi, perché altrimenti anche il bubbone non viene risolto, il nodo gordiano non viene risolto.